Occorre valorizzare il personale del pubblico impiego. Questo è il messaggio principale uscito dal congresso della CISL FP, tenutosi al Museo dei Navili di Milano, che ha riconfermato Laura Olivi come segretaria generale. Questo è il terzo congresso della CISL Funzione Pubblica di Milano Metropoli. È un congresso importante perché abbraccia circa 8.000 lavoratori con 53 congressi territoriali svolti e 93 delegati e delegate che oggi sono in sala per il congresso della Funzione Pubblica di Milano. Diversi i temi al centro del dibattito. I temi importanti, dato che come funzione pubblica allacciamo vari comparti, sono quelli della sanità pubblica, della privata, del terzo settore, degli enti locali e delle funzioni centrali. Quindi abbiamo la valorizzazione delle competenze, il rilancio delle professionalità, l'abbattimento del precariato, sbloccare il turnover e dare un giusto riconoscimento e competenze economiche e normative ai lavoratori del settore, che hanno pagato tanto anche in termini di pandemia, perché questo settore è quello che è stato investito in prima linea nel percorso Covid degli ultimi 2 anni e che oggi ancora nel contesto, vista la ripresa della quarta tornata della pandemia. Abbiamo delle grosse speranze nel piano nazionale di rilancio e resilienza che oggi è a livello del governo per investire in maggiori risorse, anche se a livello milanese ci sono state delle assunzioni, non bastano a far partire la riforma. Perché? Perché la regione Lombardia è una delle regioni che ha fatto un'altra riforma dopo la legge 23 e quindi svilupperà molto il territorio e non ci sono operatori, cioè quelli che oggi abbiamo servono soltanto per tamponare la situazione emergenziale che abbiamo in tutte le strutture sanitarie, pubbliche, private e il terzo settore, riconoscendo che nell'ambito milanese circa il 52% di prestazioni sanitarie erogato da strutture private e quindi un rilancio di questi lavoratori che oggi le risorse dedicate sono molto scarse. Oltre ad Olivi, la segreteria della CISL FP milanese comprenderà Amilcare Tosoni e Giovanna Romeo.